Coach, quando vuole iniziamo con un commento sulla partita. Credo che abbiamo fatto una partita di una solidità importante contro un avversario molto solido e molto competitivo, ben allenato. Abbiamo avuto sicuramente un piccolo vantaggio in partenza, visto che Kennedy non è stato della partita e quindi ovviamente avevano un uomo in rotazione in meno. Per la verità, a noi purtroppo si è fatto male Mashadi, ne abbiamo perso uno anche noi dopo pochi minuti che era entrato. Però ecco, direi che abbiamo fatto una partita davvero sostanziosa contro una squadra che a me piace tantissimo per come sta in campo e per i giocatori che ha. Abbiamo fatto la sola cosa, diciamo, da sottolineare in rosso da parte mia, perlomeno così a caldo, sono le 10 palle perse che abbiamo avuto nel primo tempo, che ci hanno visti andare nello spogliatoio con punteggio pari, più o meno non ricordo, un punto più, un punto meno. Ma avremmo dovuto essere 7-8 punti avanti se non avessimo perso tutti quei palloni. Alcuni sicuramente forzati dalla buona organizzazione di Torino, altri persi un po' troppo banalmente. Il secondo tempo siamo riusciti a evitare palle perse banali e la partita si è indirizzata nei nostri binari e secondo me siamo stati veramente bravi perché Torino, secondo me, è veramente un'ottima squadra. Buonasera coach Emiliano Lattino, Pianeta Basket. Al di là dei numeri dei due americani che hanno vinto alla grande il titolo di MVP di serata, quello che ha impressionato è, oltre ai numeri a rimbalzo, soprattutto in difesa, la personalità messa in campo dalla sua squadra su un parquet comunque quasi mai inviolato quest'anno. Sono d'accordo, quando io ho parlato di partita solida e sostanziosa intendevo proprio quello, non ci siamo mai disuniti, da palle perse abbiamo preso anche qualche contropiede di quelli che proprio ti fanno andare il morale sotto i tacchi, siamo andati di là con freddezza, con tranquillità, ripeto, loro difendono bene, giocano bene e almeno negli esterni sono più grossi di noi, non era facile giocarci contro e sono d'accordo con te che i nostri giocatori, i miei giocatori hanno avuto veramente grande personalità perché la partita era difficile contro una squadra molto molto competitiva. Domande? Ringrazio solo i nostri tifosi che sono venuti di lunedì sera, sono fatti 500 km quelli che sono per venirci a sostenere. Grazie, ci vediamo al Flaminio. Grazie coach.